Bene, sempre qui dall'Hotel Simon alla città di Pomezia, ho l'onore di presentare il documentarista e ricercatore Pier Giorgio Caria. Allora, salve a tutti amici, ho l'onore di avere un ricercatore molto importante e Grazie. gli volevo fare delle domande un po' particolari anche riguardo sia a casi di ufologia ma anche a casi del controllo mentale, MK Ultra, ARP. E ultimamente si parla anche di queste scechimie che stanno veramente devastando i cieli della nostra nazione. E, prima stavamo parlando di un argomento del fatto che hai avuto delle conoscenze di una persona che praticamente ha fatto delle ricerche e degli studi per delle agenzie non ben definite proprio sul controllo mentale. Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi Sì, dire qualcosa? è un tema al quale mi sono approcciato nell'ambito delle mie ricerche. E praticamente venni a contatto con dei personaggi che si occupavano del tema ad un livello importante, che mi dissero che questo aspetto del controllo mentale, quindi MK Ultra o Monarch, che sarebbe poi l'evoluzione dell'MK Ultra, che di fatto era presente ancora in Italia, quindi questo prima ancora che venissero fuori possibili coinvolgimenti, come è accaduto col caso ad esempio del magistrato, ex magistrato Paolo Ferraro, che era presente anche in Italia e che all'interno di questa situazione c'erano anche coinvolti importantissimi personaggi del mondo della politica, dello spettacolo e di altre istituzioni. Quindi una conferma anzitempo prima che in Italia il fenomeno fosse diffuso, col caso eclatante che è stato quello di Paolo Ferraro che ha coinvolto la caserma della Cechignola. Sì, che infatti ne avevano parlato molti social network e ne avevano Sì, parlati anche parecchie trasmissioni televisive di assolutamente. È questo evento. sicuramente un tipo di attività che i servizi segreti portano avanti, soprattutto quelli statunitensi, ma poi di fatto, essendo noi in ambito NATO, coinvolge di certo tutti i paesi NATO e che, come sappiamo, parte dalle sperimentazioni che fecero inizialmente i nazisti, infatti poi nella terminologia anche americana ha mantenuto le iniziali del nome che avevano dato i nazisti, sarebbe Mind Control, quindi MK, quindi ha mantenuto questo tipo di terminologia e purtroppo è uno degli aspetti bui ed oscuri del sistema di potere che domina il mondo. Lei pensa che alcune tecnologie aliene potrebbero essere state date ai militari per il controllo mentale? Guarda Emiliano, io sono 30 anni che faccio ricerca a livello internazionale, non solo nazionale, quindi ho avuto modo di girare parecchio. Sono stato negli Stati Uniti, sono stato in Russia, sono stato in America Latina, sono stato in altre zone d'Europa e ho avuto modo di interfacciarmi con militari, con personaggi dei servizi segreti, scienziati, eccetera, eccetera. Quindi l'idea che gli extraterrestri abbiano fornito volontariamente attraverso patti più o meno scellerati tecnologie agli umani è un'idea assolutamente campata in aria. Tra l'altro, questa idea viene fuori solo da personaggi che in un modo o nell'altro americani che sono stati legati ai servizi di intelligence. Solo da quell'ambito viene fuori questa informazione. Io sono stato varie volte in America all'interno di convegni e di ricerche nel settore appunto della visita extraterrestre. Di fatto, al di là delle chiacchiere di questi personaggi, non ci sono prove reali che questo sia avvenuto. Poi io personalmente, che ho studiato approfonditamente il discorso del contatto tra questi esseri e la nostra civiltà, l'idea è assolutamente ridicola, nel senso che l'avanzamento tecnico-scientifico di questi esseri è talmente più avanti del nostro che ipotizzare una qualsiasi necessità da parte loro di allearsi con questo governo piuttosto che un altro è assolutamente sciocca. Non ha nessun senso perché questi esseri sono avanti rispetto a noi scientificamente, tecnologicamente e anche socialmente di milioni di anni. Quindi un'alleanza con qualsiasi governo non avrebbe senso. Poi c'è un aspetto importante che spesso non viene considerato all'interno della tematica ufologica, che comunque
La creazione è governata da delle leggi, questo ce lo insegnano le scienze spirituali, soprattutto orientali, ma in un certo qual modo anche il cristianesimo riporta questo tipo di concetto, seppur purtroppo l'ortodossia religiosa lo ha in qualche modo affossato o comunque messo di lato. Quindi ci sono determinati dinamismi nell'ambito delle forze alle quali noi siamo soggetti che creerebbero, diciamolo in modo orientale, un karma di rientro negativo tale per cui quelle civiltà automaticamente avrebbero un regresso. Siccome loro non vivono in regime di credo religioso come noi, ma di vera e propria scienza, anche nell'ambito spirituale, ecco che l'idea dell'alieno negativo che fa patti con questo o con quell'altro è assolutamente balzana. Infatti, perché le tecnologie militari attualmente hanno avuto... C'è un altro aspetto, Emiliano, se mi consenti. Questi esseri hanno delle facoltà psi talmente elevate che loro potrebbero tranquillamente, ammettendo anche che non avessero delle facoltà psi loro, ma con delle strumentazioni psicotroniche che già abbiamo noi, loro potrebbero entrare nelle nostre menti e farci suicidare tutti. Non hanno bisogno di conquistare il mondo. Poi che senso ha? Si conquista un qualcosa di bello, un qualcosa che è ricco, ma sto mondo sta morendo, è inquinato, è pieno di fuori di testa che ammazzano a destra e manca, non è un posto tanto appetibile da conquistare, semmai sarebbe un posto dove impiantare un bello ospedale e cercare di curare un po' tutti. Infatti ultimamente ci sono questi attentati che non si capiscono, cioè persone che all'improvviso impazziscono, fanno stragi, sì. Poi non si ricordano neanche di averlo fatto. Dal mio punto di vista, in alcuni casi sicuramente rientriamo in ambito di controllo mentale, quindi con l'aspetto delle personalità multiple sappiamo bene che il soggetto dopo dimentica tutto, cioè non è in grado di ricordare ciò che ha compiuto con un'altra personalità compartimentata nella sua psiche. Quindi dal mio punto di vista c'entra e sono aspetti legati a una classica strategia dell'attenzione laddove l'elite mondiale comunque si ritrova un po' nei guai e deve tenere unita una compagine che tanto d'accordo non è più. Ad esempio noi abbiamo avuto, noi italiani, gravissime ripercussioni a causa delle sanzioni alla Russia, che era un partner importantissimo per l'economia italiana. E quindi all'interno delle strategie di oltreatlantico oggi la compagine europea è un po' così, no? Un po' riottosa, e quindi questo tipo di attentati serve per dire a tutti non vi azzardate a prendere decisioni alternative. Questa è la mia idea, perché comunque il nuovo ordine mondiale non può esistere se c'è un grosso componente come la Russia che si è dissociato. Certo. E dietro la Russia, anche se un po' ambiguamente, si sta mettendo anche la Cina, quindi sto nuovo ordine mondiale, se vuole sopravvivere, deve riportare tutti all'ordine. E considerando che la Russia, assieme agli Stati Uniti, è tra le maggiori potenze nucleari, riportare all'ordine la Russia non è così semplice. Infatti, perché poi l'industria bellica è una di quelle più importanti e più tecnologiche a livello mondiale. Assolutamente sì, l'industria bellica russa ha dimostrato con la guerra in Siria, hanno tirato fuori delle tecnologie che di fatto gli esperti NATO sono rimasti basiti, per cui nessuno si aspettava ad esempio i missili Calibre che a 1500 km ti colpiscono un bersaglio con 2 metri di errore. Noi non ce l'abbiamo, noi NATO, anche gli utilizzatori satellitari, ultimamente queste tecnologie vengono utilizzate. Esatto, quindi la Russia ha tirato fuori delle armi di un livello di avanzamento tecnologico insospettato fino a quel momento dalla NATO. Ora, è vero che l'esercito americano, tutta la compagine, è l'esercito più poderoso al mondo, ma la Russia in questo momento ha la supremazia tecnologica. Quindi è inferiore in termini quantitativi, ma è superiore in termini qualitativi. Quando è uscita una delle prime super portaerei che l'America sta costruendo, credo una serie di 11, mesi fa, i giornali specialistici militari americani hanno detto una lussuosa bara per 5.000 militari americani, perché la Russia ha i missili supersonici, i siluri supersonici, 3 o 4 di questi siluri ti affondano qualsiasi portaerei, la portaerei è un mastodonte lentissimo
E quindi gli americani si ritrovano con il loro gioiello più avanzato a livello marittimo, che di fatto è un bisonte che può essere colpito facilmente, certo, con questo tipo di armi che la Russia possiede. E quindi ci sono anche i nuovi missili, quelli sommergibili. Esatto, in più abbiamo, insomma, c'è una grave situazione a livello internazionale. Di fatto stiamo vivendo una nuova guerra fredda, però forse è più pericolosa di quella vecchia, perché gli equilibri sono molto più instabili. Ma ultimamente si parla che utilizzano le armi al plasma, armi ad energia diretta, addirittura armi laser. Sì, io ho seguito anche questo aspetto. Queste armi sono state certissimamente usate nello scenario medio orientale, ma io ritengo che siano ancora armi, chissà, forse giunte anche alla loro maturità tecnologica, però in numero a tutt'oggi molto limitato da rappresentare un vero e proprio bagaglio tecnico che rappresenti una certa importanza sul teatro di guerra. È certissimo che ce le hanno. Come a Canneto di Caronia, che dicevano che avevano sperimentato una tecnologia che sparava a frequenza a microonde. Io lì c'ho dubbi che siano i militari, perché ho avuto modo di conoscere personaggi all'interno del gruppo di ricerca. In realtà sembrerebbe che queste frequenze le mandino, ci sia attività extraterrestre. È stato pubblicato anche sul Corriere della Sera del materiale importante, delle foto importanti dove si vedono elicotteri militari con dei dischi volanti davanti proprio nella zona di Canneto. Quindi la mia idea è che gli extraterrestri stiano facendo lì qualche cosa. Ecco perché il discorso di Canneto di Caronia si cerca di bloccarlo, di seppellirlo, di non parlarne, perché c'è un coinvolgimento extraterrestre molto importante. Questa è una cosa molto interessante. Per te qual è il caso più eclatante degli UFO, degli alieni, a livello anche nazionale oppure a livello mondiale? Con più certezze. A livello nazionale, sicuramente uno dei casi più eclatanti è l'avvistamento sopra lo stadio di Firenze nel 1954, nel febbraio. Durante la partita Fiorentina-Pistoiese, 10.000 circa persone che erano allo stadio, compresi giocatori e arbitro, si fermò la partita perché videro questi oggetti andare e venire sopra lo stadio. Gli oggetti furono avvistati anche da persone in città, poi cadde quella che viene chiamata la bambagia silicea. Degli studenti dell'Università Fiorentina ne raccolsero dei campioni e furono portati in tempo per essere esaminati, perché si scioglievano con facilità questi filamenti. Erano dei composti borosilicei, e quindi un caso di cui si è occupato tantissimo anche la stampa, ed è assolutamente un caso certo. Poi ce ne sono tantissimi, l'Italia è sicuramente un teatro importante. Io ho studiato a fondo e ho conosciuto sia i personaggi noti che altri che hanno voluto rimanere sconosciuti del caso Amicizia. Nel caso Amicizia, quindi, col professor Stefano Breccia, purtroppo deceduto anzitempo, con Gaspare De Lama, con altri con cui io sono venuto in contatto, ma che a tutt'oggi preferiscono mantenere l'anonimato. Un caso che ha presentato evidenze fotografiche e filmate straordinarie, e anche i contenuti, diciamo così, che tra gli umani e gli extraterrestri si sono scambiati, sono coerenti con quella che poi, diciamo, tutta la tematica extraterrestre. Quindi in Italia abbiamo veramente tanti casi. Io stesso mi sono approcciato a queste tematiche grazie a un grande contattista italiano, che è stato Eugenio Siragusa, e ho avuto tutto sommato anche le mie piccole esperienze personali sia in Italia che all'estero con questi oggetti volanti che ho visto varie volte sia di giorno che di notte. Quindi di casi ce ne sono tanti. A livello internazionale lo stesso, abbiamo dei casi importanti di contatto, i grandi contattisti come Howard Menger, Giorgio Adamski, Daniel Fry, eccetera, eccetera, hanno fornito del materiale veramente straordinario. Poi ho studiato a fondo qui in Italia il caso di Antonio Urzi, un personaggio un po' fuori dalle righe, però assolutamente una gran parte del suo materiale è assolutamente originale, l'abbiamo analizzato sia in Italia che all'estero ed è il risultato assolutamente privo di una qualsiasi contraffazione. Io stesso con Antonio, nei nostri vari giri a livello nazionale e internazionale, io ho avuto molte esperienze di avvistamenti con Urzi. Quindi un caso assolutamente reale. Antonio è un po'
da buon toscano c'ha un caratteraccio, non è facilmente governabile, però il suo caso, metto la mano sul fuoco che è vero, non solo per le analisi, ma perché io stesso sono stato testimone, assieme anche ad altra gente. Poi, già da tempo Antonio organizza degli skywatch con 50-60 persone e tantissime volte gli oggetti arrivano nell'ora che dice lui. Quindi è un caso, diciamo, tra virgolette, di contatto, seppur manca la messaggistica, assolutamente reale e di grande importanza. All'estero Antonio è amatissimo, seguitissimo, perché il materiale che lui ha realizzato è unico al mondo. Perché ultimamente sul web mettono parecchie notizie false, praticamente, avvistamenti che non esistono. E allora le persone che in realtà vengono contattati o che vedono veramente gli alieni, tante volte non vengono neanche creduti da tutti questi fake che vengono messi da tutte le parti. Guarda, Emiliano, c'è un aspetto che purtroppo soprattutto i giovani disconoscono, grazie comunque alle nuove tecnologie del web. Uno con un monitor e una sedia sotto il sedere pensa di diventare ricercatore, ma la ricerca si fa sul campo. Quindi il caso di Urzi, che ho investigato io assieme soprattutto al grande ricercatore Jaime Maussan, che è un carissimo amico, giornalista investigativo messicano, giornalista televisivo, e siamo stati a casa di Antonio, abbiamo intervistato gli amici, i parenti, i genitori. Cioè, non è solo il filmato che identifica la bontà di un caso, devi capire chi è quella persona, che tipo di vita fa, devi trovare altri testimoni, cioè, c'è una ricerca direi di carattere quasi giudiziario per poter valutare il caso. Invece purtroppo ci si accanisce sul filmato o sulla foto, ma quello è uno degli elementi probatori, non è il solo. Quindi la ricerca comunque richiede tempo, richiede anche degli investimenti. Comunque dopo io ho realizzato sceneggiatura e montaggio un documentario che è andato in onda su Voyager per il caso Urzi, perché ho collaborato per vari anni con il programma di Roberto Giacobbo. Come si intitolava il documentario? Il caso Urzi, un mistero nei cieli d'Italia. Spero che tutti i telespettatori, tutte le persone che ci vedranno lo andranno a vedere, perché sono delle cose molto importanti e poi sono delle ricerche fatte da persone serie, non persone che si mettono così con quei programmini che in digital grafica creano il piccolo UFO che si muove e fanno credere che hanno fatto delle scoperte, ma che in realtà è solo un montaggio. Assolutamente sì. Ecco, bisogna comunque, purtroppo nell'ufologia a volte si fa un po' il fai da te, ma l'ufologia, per quanto non è una scienza, comunque richiede all'interno del suo sviluppo, come ricerca, richiede comunque professionalità, richiede competenza, richiede collaboratori che siano seri, quindi non ci si può improvvisare uno che tira un bottone in aria e dimostra che il video di Urzi è falso, ma mica quella è ricerca, quella è balordaggine, dove purtroppo poi per ingenuità tante persone cascano. Certo, non è così. Infatti è vero. Io quando ho iniziato con le mie ricerche e con le testimonianze del controllo mentale, ho fatto sulla mia radio web parecchie interviste, ma persone importanti, cioè ispettori di polizia, un poliziotto di nucleo operativo della scientifica, un militare dell'esercito e molte persone normali, insomma. Tutti quanti dicevano tutte le stesse cose, che sentivano le voci, pensavano che erano i vicini di casa, venivano attaccati con queste armi, con queste frequenze che surriscaldavano il corpo. Esatto. E purtroppo la loro mente o le loro sensazioni, magari modificano la risonanza sensoriale del corpo, li inducono a credere delle realtà che sono totalmente distorte, quando la reale tecnologia potrebbe essere già un localizzatore di un semplice telefonino, un semplice GPS per questo. E loro ancora non riescono a capire la reale tecnologia degli attacchi che li manipola. Allora io gliel'ho spiegato, quando abbiamo fatto determinate interviste, determinate riunioni, gli ho fatto capire: dovete stare tranquilli. Primo, che non siete pazzi, perché tante persone sentono le voci, pensano: oddio, sono diventato pazzo. Già lo pensano se vedono l'UFO. Sì, infatti è così. Tanti sono disperati, credono che sono diventati pazzi, invece noi gli facciamo capire che non sono diventati pazzi, che qualcuno li vuole manipolare con determinate tecnologie. Allora già si tranquillizzano e cominciano a seguire delle strade alternative. Ovviamente tanti si imbottiscono di farmaci, di psicofarmaci, perché i dottori gli dicono questo. Sì. Beh, anche loro non sono preparati a gestire questo tipo di caso. Oggi ci ritroviamo, Emiliano, secondo me, in una condizione storica che non era mai accaduta nella lunga storia dell'umanità. Per la prima volta l'avanzamento tecnologico è più veloce della capacità delle persone di adeguarsi alle nuove tecnologie.
Ad esempio, nei film di fantascienza nessuno aveva mai immaginato lo smartphone. Sì. Non esiste, quindi persino abbiamo superato la capacità di fantasia da parte dell'essere umano. Quindi se già coloro che scrivevano di fantasia o di, come si dice, di science fiction, adesso non mi viene il termine in italiano, fantascienza, nemmeno loro avevano immaginato un apparato del genere, figuriamoci poi la società comune, pur usandoli queste tecnologie non sono capite. E purtroppo oggi sono diventate uno strumento invasivo straordinario, perché Snowden con le sue rivelazioni ci ha dimostrato che gli smartphone possono essere accesi da remoto, telecamera e microfono, e quindi oggi di fatto la spia ce la portiamo tutti in tasca, quindi tutti i nostri discorsi più segreti possono essere tranquillamente ascoltati da un qualsiasi giovanotto che la CIA ha soldato seduto in un ufficio del Maine. Purtroppo oggi siamo così. Guarda, io perché sono un po' paranoico, vedi, cioè ci metto lo scotch, però col microfono. No, facciamolo vedere questa cosa. Facciamolo vedere sulla telecamera. È stata bloccata praticamente la telecamera in modo che non posso fare delle riprese da remoto. Una cosa però giusta, il microfono come faccio a disattivarlo? Lo so. Quindi oggi abbiamo il nemico in casa, ma non è nemmeno un mistero. Le case che vendono gli smart TV ti scrivono proprio sul libretto delle istruzioni: non fate discorsi privati davanti alla TV accesa e connessa a internet, perché chiunque ti può ascoltare. Quindi oggi tutti i nostri affari privati possono andare tranquillamente nell'archivio della CIA piuttosto che della NSA o di qualsiasi altro servizio segreto. Quindi, per quanto io sono certo comunque che questo sistema è alla canna del gas, perché hanno violato troppe leggi universali, quindi il flusso di ritorno li schiaccerà. Certo. Io spero di fare un convegno insieme. A disposizione, Emiliano. Basta che mi avvisi in tempo, perché io di media ho circa 6 mesi avanti. Cioè, praticamente ho già i primi 6 mesi dell'anno prossimo, sono quasi full. Quindi se me lo dici, ben volentieri. Perché queste argomentazioni ultimamente stanno uscendo fuori, tutti i social network, tutti i canali di YouTube, radio, televisione. Quando iniziai io a fare ricerca in questi ambiti non se ne parlava, cioè erano cose poco conosciute che però grazie ai miei viaggi americani mi avevano spiegato. In particolare un ex pilota di una squadriglia. Scusa. Questo è il bello della diretta, che squillano i telefoni, però purtroppo siamo persone comuni. Mi chiamano, è quasi ora. E quindi questo ex pilota militare che faceva parte di una squadriglia molto speciale, magari un giorno te lo racconterò, mi parlò di queste cose. Ok, per adesso ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, Emiliano. Alla prossima. Alla prossima. E spero di fare un convegno insieme. In questo convegno faremo pure dei test, delle analisi scientifiche, così faremo vedere anche alle persone che seguiranno il convegno quello che noi facciamo, le nostre ricerche, i nostri studi. Va bene. Per adesso grazie tantissimo. Grazie a te.